Grazie Presidente. L'emendamento che abbiamo presentato va ad estendere la possibilità per i cittadini, in questo caso anche per le associazioni, di presentare petizioni popolari anche con formato elettronico. Prima, nella formulazione che avevamo proposto e introdotto, diciamo, nella nostra proposta di delibera, venivano citate sia in un comma cittadini e associazioni, nel successivo comma erano effettivamente questo binomio non era chiaro, e quindi abbiamo apportato delle modifiche proprio per garantire che il precedente comma, che dava la possibilità quindi di presentare petizioni sia associazioni che ai singoli cittadini, potesse quindi essere effettivamente concreto. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo emendamento. Grazie. Grazie.